Ciao ragazzi, vi do il benvenuto nel secondo episodio di questa nuova rubrica in cui vi mostro i video spaventosi presi direttamente dal web. Se vi siete persi la prima parte, potete recuperarla subito dopo aver visto questa. Ciò che vi posso dire per ora è che vi consiglio di prepararvi spegnendo le luci e tenendo un cuscino vicino da stringere in caso di troppa paura. Detto questo, ragazzi, cominciamo. Questo account Instagram, che appartiene all'investigatore del paranormale Greg Ludwig, ha pubblicato un video particolare lo scorso ottobre. Il filmato venne registrato usando una videocamera con visione notturna e riprende il giardino di una casa durante la notte. Secondo i proprietari, nessuno si trovava lì al momento delle riprese, ma improvvisamente... Mainly... Watch this spot right here. You can see a shadow up here. Boom! And no one's there. And then you see this little... L'ombra appare tutta ad un tratto, facendo sembrare che il video sia stato tagliato appositamente. Ma a parte questo, è chiaro che nessuno si trovasse lì. Perciò quell'ombra semplicemente non dovrebbe esserci. Potrebbe tranquillamente trattarsi di un'ombra aggiunta in post-produzione. Ma poco dopo succede qualcosa di ancora più strano. Guardate. Yeah. No one talk back. Le persone che parlano nel video affermano che si tratti di un orb, la manifestazione di uno spirito sotto forma di sfera illuminata. Poco dopo, sia l'orb che l'ombra spariscono nello stesso modo in cui sono apparse. Molti elementi in questo video mi fanno pensare che sia falso, ma cosa credete voi? Potrebbe trattarsi davvero di una manifestazione paranormale? Prima di proseguire, vi ricordo che come sempre, più andremo avanti e più le clip diventeranno spaventose, almeno secondo me. L'utente YouTube Tammy Jackson ha deciso di condividere sul web quello che ha registrato la sua videocamera di sorveglianza con rilevamento di movimenti. Questo tipo di videocamera inizia a registrare solo quando capta qualche tipo di movimento, ma all'inizio di questo video sembra che nulla l'abbia potuto fare. Ma pochi secondi dopo, qualcosa sembra decisamente muoversi. Poco dopo la scomparsa di quella strana figura, una luce si accende come se qualcosa fosse passato di lì, anche se chiaramente non c'è nulla e nessuno in quel punto. A quanto pare un'entità ha voluto far visita al giardino di Tammy. Oppure, credete che sia spiegabile? Un canale di nome Solo Paranormal ha pubblicato una serie di strane clip prese dal web, e una di queste mi ha colpito in particolare. Si tratta di un video di un certo X Paranormal, che purtroppo non sono riuscito a trovare, ma ciò che riprende è davvero scioccante. Guardate cosa accade alla maniglia di questa porta. Poi la apre e... Non riesco davvero a spiegarmelo, e tutto questo continua ad andare avanti per un bel po'. L'unica cosa che mi fa pensare sia falso è la reazione poco spaventata della persona che registra, ma non riesco davvero a capire come avrebbe potuto mettere in scena e fingere un fenomeno del genere. Secondo voi siamo davanti ad un'entità irrequieta? Oppure riuscite a trovare un modo per spiegarlo? Quando l'ho visto per la prima volta, sono rimasto senza parole. Il
il 30 ottobre del 2012, il canale YouTube What Is That 09 ha pubblicato un video particolare. Nella descrizione scrisse: stavo registrando mio fratello per un progetto scolastico e quando si è messo a riguardare il video per vedere i bloopers ha notato questa cosa. Dando un'occhiata al video possiamo subito capire a cosa si riferisce nella descrizione. The band we chose was the Taiga Border Forest, which is located in Russia, Northern Canada, and... Passando, il cane muove le tende lasciandoci intravedere l'esterno dell'abitazione. O meglio, cosa si nasconde all'esterno? Sembra che una sorta di volto decisamente inquietante stia fissando i ragazzi, che sono ignari di tutto ciò. Molte persone hanno provato a spiegare questa strana presenza, affermando che sicuramente si tratta del riflesso del ragazzo che stava riprendendo. Ma loro stessi hanno spiegato che non può essere così, affermando di aver provato più e più volte a emulare la scena, ma nessun riflesso sembrava neanche lontanamente ciò che hanno ripreso quel giorno, nemmeno attraverso la videocamera. Inoltre, altri utenti hanno fatto notare che la figura sembra muoversi leggermente verso la finestra, come se si stesse avvicinando sempre di più all'oscillare delle tende. Ad oggi nessuno sul web è riuscito a dare una risposta chiara su che cosa potesse essere. Si tratta sempre solo di supposizioni, molto spesso senza argomentazioni. Perciò provo a chiedere a voi: riuscite a capire che cosa si nasconde dietro quella finestra? Se sì, cercate di spiegarlo in modo dettagliato e con delle prove evidenti, così forse riusciremo a porre fine a questo mistero del web, che va avanti da 10 anni. Il 15 aprile del 2021, il canale YouTube Dark Ghost Paranormal, molto famoso in Russia, ha pubblicato un video che ha sconvolto centinaia di migliaia di persone. Avevamo già parlato di lui in passato, e devo dire che riesce spesso a catturare eventi a dir poco agghiaccianti, se genuini. Ma comunque, nel video in questione, decide di esplorare una casetta abbandonata da circa 2 anni, sulla quale si raccontano varie leggende. Si dice che nel pozzo lì vicino sia morta annegata la ragazza che viveva in quella casa e che velocemente tutti gli altri inquilini e membri della famiglia abbiano perso la vita in condizioni misteriose, lasciando la casa abbandonata a se stessa. Da quel momento pare che lo spirito della ragazza esca dal pozzo ogni notte a mezzanotte e inizia ad urlare spaventando chiunque si trovi nelle vicinanze. Ma non è tutto. Nei boschi circostanti, le persone del luogo hanno sentito degli strani versi e addirittura avvistato una creatura simile ad un lupo mannaro dalle descrizioni. Ecco, pare che tutto ciò provenga da quel pozzo. Le leggende raccontano di una marea di demoni e entità che la notte fuoriescono dal pozzo e infestano tutta l'area circostante. Almeno questo è ciò che sono riuscito a capire dai sottotitoli del video. Beh, in un luogo come questo, il nostro caro Denis di Dark Ghost ha deciso di passarci la notte. Voleva verificare se le leggende fossero vere, e direi che ci è riuscito alla grande. La prima cosa terrificante che accade all'interno della casa è la porta d'ingresso che in qualche modo viene aperta proprio davanti ai suoi occhi. Nonostante l'ulteriore porta, qualsiasi cosa fosse, ormai voleva entrare. Come al solito, Denis è irremovibile e riesce a gestire queste situazioni con una calma disarmante. Non so quante persone riuscirebbero a stare calme come lui, assistendo anche a questo.
La porta dell'armadio continua ad aprirsi e chiudersi ripetutamente per svariati minuti. E come si può vedere bene, nessuno è lì, oltre a lui. Più tardi, una busta appesa al muro e inizia a muoversi, come se un animale al suo interno si stesse dimenando con forza. Il ragazzo si fa coraggio, la prende in mano e ci mostra cosa c'è dentro. Nulla, assolutamente nulla. Forse però ha installato una sorta di meccanismo collegato al muro per simulare i movimenti. Beh, non penso sia il caso, dato che poco più tardi posa la borsa su un letto e questa riprende a muoversi, ma in maniera diversa. Qualcosa di davvero strano stava accadendo in quella casa e sinceramente, nonostante provi a cercare qualsiasi spiegazione logica, proprio non riesco a trovarla. È possibile che Dennis sia riuscito a ingannare tutti e installare in qualche modo dei meccanismi che hanno provocato tutto ciò che abbiamo visto. È accaduta davvero tanta roba spaventosa, talmente tanta che è difficile credere sia possibile. Ma come sempre, io sono qui per mostrarvi questi video e lasciar decidere a voi cosa pensare. Credete sia tutto reale? Le leggende hanno effettivamente un riscontro nella realtà? Oppure esiste una spiegazione più razionale? Fatemi sapere la vostra. Questi erano altri 5 video spaventosi dal web. Quale vi ha colpito di più? Ma soprattutto, credete nel paranormale? E se non ci credete, come spiegate tutti questi fenomeni ripresi dalle videocamere? Spero comunque che l'episodio di oggi vi sia piaciuto. E come sempre io vi ringrazio per la visione. E vi do appuntamento al prossimo. Spaventoso video.